CAMPO, a space to debate, study and celebrate architecture. Allora, Manuel, innanzitutto Manuel Orazi è professore di storia dell'architettura. Contratto. Storia dell'architettura, uno appunto l'editor che si occupa di tutto il settore architettura e non solo per la casa editrice Podlibel, che diciamo che forse in Italia è l'unica casa editrice che ha cominciato, che ha dato vita a quella che era una tradizione italiana dello scrivere e dello sull'architettura, ma specialmente libri di teoria dell'architettura, non monografie o altre cose. Appunto, abbiamo già presentato un libro della Podlibel, ma in questo momento non lo invitiamo per quel ruolo che ha, ma lo invitiamo a presentare un libro svizzero, Art Books, ma più che altro è un libro che racconta, è un libro che è stato parte della sua tesi di dottorato. E se non sbaglio tu hai iniziato più proprio la tua tesi di laurea, poi hai fatto la tesi di dottorato, no, solo la tesi di dottorato, solo dottorato. Su Yona Friedman. E quindi naturalmente Yona Friedman, c'è stata una mostra curata da Nader Seragi, se non sbaglio, sì. Era parte a Losanna, e questo libro non è proprio vero. La cosa bella secondo me è che è un libro doppio, non solo per il volume, ma è proprio un libro doppio, perché la prima parte è tutta scritta da Yona Friedman, quindi non è il catalogo di una mostra, si appoggiava, integrava il progetto della mostra. La prima parte è tutta una parte scritta e disegnata da Friedman, e la seconda parte, diciamo, la seconda parte racconta il personaggio, e di quella di cui ci parlerà oggi Manuel, invece affronta proprio da un punto di vista storico ma anche critico il lavoro di Yona Friedman. Naturalmente oggi mi ha portato un altro piccolo libro, che è un libro, una coedizione con un editore francese, di un libro appunto che è molto Friedman, nel senso raccoglie tutta una serie di disegni di Yona Friedman in un paio di testi, ed è un libro proprio edito anche da Podlibel. Quindi questa ricerca che Manuel ha cominciato è una ricerca che ha portato avanti anche Podlibel, ha tradotto, sì, e sono usciti, poi ne parlerai naturalmente nella collezione, altri libri per la Podlibel. Quindi ringraziamo Manuel, la prima volta che presenta tra l'altro il libro a Roma, sì. A Roma, dopo aver girato molto. Potete sedervi, sono ancora posti in prima fila, quindi io sono molto contento di averlo qui stasera a Campo. Riprende un discorso che noi abbiamo cominciato presentando il libro di Gabriele Castelli su Super Studio, quindi diciamo che non esauriremo la nostra ricerca e il nostro pensiero attorno all'architettura radicale, che non è fatta soltanto dai fiorentini, ma nello stesso periodo diversi architetti portavano avanti un certo tipo di idee e di pensiero. Ringrazio Manuel e vi diamo appuntamento poi ai prossimi, come al solito, a sorpresa eventi nel mese di marzo. Grazie mille Manuel di essere qui. Grazie. Sono molto contento di conoscere Campo, perché fino adesso conoscevo di fama e da lontano, ma soprattutto anche per il posto in cui si trova, perché poi Yona Friedman, che è un architetto abbastanza eccentrico, io sono sempre stato molto attratto da queste figure più eccentriche, nel senso che Friedman non ha fatto solo l'architetto, ha scritto libri di fisica, ha lavorato molto per l'UNESCO e per l'ONU, e insomma ha avuto più di una vita, un signore che ha 93 anni, però diciamo che in architettura ha realizzato molto poco, quindi un architetto teorico o i cui disegni, insomma, si è espresso soprattutto nel disegno, nella rappresentazione, nei collage, nei fotomontaggi, che sono tecniche ormai molto antiche, se pensiamo che i fotomontaggi, diciamo, una tecnica delle avanguardie, no, in fondo. Ma già prima c'erano delle prime cose, quindi penso che sia un bel posto questo per presentarlo, perché in fondo c'è una memoria, c'è un sapore piranesiano, no?
che non è solo nel nome, ma è anche per esempio nel forno per dietro, in questo acquedotto, perché gli architetti quando non riescono a costruire disegnano o fanno libri, e quindi questa è, diciamo, la fortuna poi dei piccoli editori, a volte, non sempre. Però appunto adesso io non vorrei farvi la pizza, essendoci il forno, e ricominciare appunto dall'inizio, anche perché io non ho voluto scrivere una biografia di Yona Friedman, sono più interessato alle sue idee, ai suoi concetti in particolare, che sono una cosa diversa dalle idee, secondo me, perché sono molto più concreti, i concetti si possono usare, perché sono degli strumenti, no? Come Deleuze diceva, no? Appunto la filosofia, no? La banalità della sua filosofia, che la filosofia è astratta, ma in un luogo, poi quando andiamo in metropolitana lo vediamo, lo tocchiamo, sentiamo l'odore, c'è l'odore del non luogo. Così il junk space, sono cose che vediamo tutti i giorni, che cambiano, quell'incubatore di... com'è che si dice, un incubatore di cartongesso con un a scala, vabbè, insomma, lo spazio spazzatura dei centri commerciali è un'altra variante, ma i concetti sono tanti. E Friedman, la cosa bella di Friedman, quello che a me è piaciuto di più, è appunto questa sua capacità di chiarezza, di proporre dei concetti che vanno molto al di là dell'architettura, perché gli architetti hanno un potere molto flebile, insomma, perché le architetture le decidono le società, in particolare adesso, poi, che non basta più, come una volta, come ci insegna Ravena, il prossimo fotogenico direttore della Biennale dell'architettura, non basta più raccogliere il budget necessario e i permessi necessari per fare un'architettura, bisogna anche raccogliere il consenso, e infatti la cronaca politica di tutti i giorni di tutti i paesi si occupa di grandi lavori che sono contestati, a volte modificati, a volte sabotati, in cui pieno di intello molto vicini, diciamo, alla malavita, cioè Simone Capra in particolare, e quindi partiamo un po' dall'inizio, ma molto velocemente, senza voler gagnogliare, sarei molto felice, ecco, se volete interrompere, fare delle domande. Quindi partiamo pure con le immagini. Friedman è nato nel 1923 a Budapest, il suo vero nome è Jano Chantal, che vuol dire Gian Antonio, e Jon è un nome biblico che lui cambierà durante l'occupazione, durante la guerra. Questo signore è Kozma Lajos, sapete che come l'ungherese è una lingua assurda, no? L'unica lingua che non ha un'origine indoeuropea, non si sa da dove viene, per dire, per esempio, in tutti i paesi del mondo, anche non europei, il cinema si dice cinema, è indicato come cinema, in Ungheria è chiamato mozi con la Y, una parola che non esiste o non ha simili in altre lingue, forse sono alieni, non sappiamo. Comunque dicono prima il cognome e poi il nome, come già prima. E Lajos Kozma era un architetto, una capra di borghese, però che aveva conosciuto e era molto vicino a Bauhaus, che aveva chiuso nel 1933. Sapete che i nazisti, appena prendono il potere, il primo atto che dà Hitler è di chiudere la Bauhaus, che non era l'emergenza né il pericolo, non di chiudere il partito comunista tedesco, di chiudere la Bauhaus, diretta da Mies van der Rohe, che era un architetto conservatore e tra l'altro cattolico, l'unico grande architetto cattolico, diciamo tra i quattro grandi maestri del Novecento. Quindi, però, Friedman molto giovane, ci sono le leggi razziali anche in Ungheria, che è un regime di falso fascismo, nel senso che era un regime conservatore, ma che voleva distanziarsi, non avere niente a che fare con la Germania. Quindi era formalmente alleato, ma era una strategia per tenerlo fuori, che era anche sottile. Però che succede? Che mentre in guerra, la guerra impazza dappertutto,
Friedman ha l'occasione di seguire, può seguire i corsi di architettura perché ottiene un permesso speciale da un professore conservatore, Ivan Kozis, che gli dà un permesso di auditore. Cioè, c'erano delle quote per gli ebrei, insomma, come io. Anche nell'SS. Anche nell'SS. Le quote? Vabbè, adesso non Gabba vuole dimostrarci che non è così. Vabbè, proseguiamo, andiamo avanti. Kozma ha un particolare gusto per la decorazione, fa degli interni, lavora molto, anche Kozma ebrea, lavora molto per la borghesia ebraica, che a Budapest non è una questione di lobbismo, è proprio una questione di numeri, cioè tipo il 60-70% degli avvocati erano ebrei, cioè erano numeri, perché era la casa. Poi tra l'altro l'Ungheria dopo la prima guerra mondiale viene ridotta di 2/3, quindi si ritrova con una capitale spropositata per una nazione che arrivava fino all'Adriatico, perché Fiume per esempio era il porto dell'Ungheria. Infatti c'era il paradosso che l'Ungheria, che è un paese che non ha sbocchi al mare, il suo capo di stato Orti era chiamato l'ammiraglio Orti, quindi l'ammiraglio di uno stato che non ha una flotta, che è interessante. L'Italia avrebbe potuto fare una cosa del genere. La flotta ce l'ha. Andiamo avanti. E questo è Werner Heisenberg, perché la fortuna di Friedman è poter stare in un paese che non viene toccato dalla guerra se non negli ultimi 8 mesi. E quindi, essendo un paese libero, un po' come la Svizzera, non è come la Svizzera, però diciamo che gli intellettuali possono fare conferenze ancora nel 43 e nel 44. Friedman può assistere a 2 importanti conferenze di Heisenberg, così importanti che scriverà poi 2 libri di fisica, che è anche molto, molto strano per un architetto fare dei libri di fisica. Non conosco tanti altri esempi. C'era uno dei neoplasticisti olandesi che aveva scritto un libro di matematica, adesso non ricordo il nome, che sta nel libro di Filiberto Menna, ma comunque andiamo avanti. E questa è l'altra fortuna che ha Yona, da cui verrà molto segnato, è assistere al corso di Carol Kereny, che è una figura importantissima del Novecento, pubblicato in Italia da Delphi, con tutte queste figure diciamo eccentriche, che era un, come sapete, il grande studioso del mito, i dei, gli eroi della Grecia, è un libro fondamentale per tutti. Carol Kereny tiene dei corsi gratuiti in un cinema nel centro di Budapest, aperto a tutti, quindi non ci sono problemi razziali, ma è un intellettuale opposto, inviso al regime, pur essendo di destra. Cioè il regime limita, lo manda a insegnare a PEX, che è tipo, non so, la Macerata dell'Ungheria, l'ostacola finché nel 44 riesce ad andare in Svizzera, Kereny. Ma questi sono appunto un libro del 37, Kereny, che intreccia dei carteggi importantissimi con Thomas Mann, con Hermann Hesse in Italia, poi dopo la guerra con Furio Iesi, fino a litigare ferocemente, dà un insegnamento forte a Friedman, che userà spesso nel suo lavoro, che è quello. Cioè, che cos'è il mito in definitiva? A parte, diciamo, tutti i sogni, cioè, il mito è importante perché è sempre la spiegazione di una psicologia collettiva, cioè il mito di una civiltà, di qualunque, spiega una psicologia collettiva, e la politica, l'architettura, l'urbanistica si devono confrontare con questo, anche se appunto non è un pianeta separato, non è un mondo dei sogni. Andiamo avanti. Qui diciamo prima una formazione molto eclettica con grandi figure. Questo Yona è una foto di giovane seduto dentro quella pipeline in basso a destra, quello che a destra. Poi la letta, lasciamo ovviamente le orribili vicende dell'occupazione tedesca, perché i nazisti rapiscono il figlio di Orti, lo costringono a capitolare, arrivano al potere le croci frecciate, ci sono esecuzioni di massa sul ponte, no? Sapete che venivano gli ebrei, venivano legati e sparavano solo a uno, cadevano nel fiume ghiacciato nel 7-8, c'è un monumento fatti drammatici, poi ci sono le azioni di Raoul Wallenberg, che poi sparisce, Giorgio Perlasca, e
pubblichino, non mi ricordo se poi ha aderito, comunque era fascistissimo, eppure per l'asca salva migliaia di ebrei. Andiamo avanti. Friedman viene incarcerato perché per la strada un suo collega di corso gli dice: guardate che quello è ebreo. E la sua fortuna, anzi, se possiamo tornare indietro, perché non ho detto che quello in basso a sinistra è l'armata rossa che arriva a gennaio, quindi è un po' all'improvviso. La sua fortuna è che viene incarcerato come oppositore politico e non come ebreo. Poi arriva l'armata rossa velocemente e viene liberato. Dico la sua fortuna perché sapete che Eichmann si trasferisce a Budapest. Solo a Budapest si trasferisce a Budapest personalmente per organizzare la più veloce deportazione mai compiuta nella storia dell'umanità, perché in due mesi riesce a spostare 500.000 di ebrei da Budapest ad Auschwitz sotto le bombe nel 44, senza frecce rosse, con treni che venivano costantemente bombardati. Quindi purtroppo è un capolavoro di logistica, perché spostare 500.000 di persone, oltre alle retate, eccetera, tutto quel lavoro lì, sotto le bombe, nel 44, alla fine dell'estate del 44, è una cosa drammaticamente prodigiosa. Friedman si salva, fa parte di un piccolo gruppo di resistenza sionista, su cui ho trovato pochissime cose, però un gruppo che ha la stessa formazione poi, le stesse tecniche di comunicazione della guerriglia che verranno usate dai resistenti dell'Algeria. Cioè, se voi avete visto la battaglia d'Algeri, ricordate che ogni membro, capra annuisce ovviamente, sentendosi parte, ma ogni membro della resistenza algerina conosceva solo due altri membri. Quindi, se arrestato, poteva rivelare i nomi degli altri due, ma la struttura rimaneva salva perché conosceva veramente solo due persone. Quindi c'è proprio uno schema che è uno schema matematico per questo, quindi è una tecnica di guerriglia che forse è stata usata anche in altre occasioni. Io conosco questa dell'Algeria perché sta anche nel film, ma è una cosa molto interessante perché poi Friedman si è occupato di comunicazione e di tecniche di comunicazione. E ovviamente queste esperienze lasciano segni profondi, come tutto lascia segni profondi negli anni di formazione, soprattutto ci si imbatte con questi eventi. Per un anno decide, amareggiato poi dall'occupazione, poi stanno arrivando i russi, ma è molto amareggiato dall'istruzione di questa società in cui lui ha subito una delazione, e in più ha cambiato il nome da Jano Santali, Yona, che è un nome biblico, Jonas, come si dice in francese, che è un nome anche molto interessante, qualcosa di anarchico, perché Jonas è l'unica figura che nella Bibbia si ribella a Dio, è l'unico che non rispetta gli ordini di Dio. Quindi è interessante questo, no? Perché c'è un fondo, un interesse per l'anarchia. E alla base di Israele, che ancora non esiste nel 46, c'erano delle idee vagamente anarcoidi. Dopo un anno come profugo rifugiato a Bucarest, dove c'è l'Agenzia Sionista Mondiale che organizza gli spostamenti verso la Palestina, perché ancora c'è il mandato britannico, Friedman riesce ad arrivare a una città importante e particolare di Israele, che è Haifa, perché la città è particolare perché è la città tuttora la più mista, no? Con una forte presenza araba e con altre minoranze. All'epoca poi era divisa in tre, aveva tre sindaci, uno ebreo, uno inglese e uno arabo, senza contare i drusi, le solite minoranze, diciamo così, un paese strano. Quindi non è una città come le altre, all'inizio sta in un kibbutz, se andiamo avanti, dove ci sono altri ungheresi, vicino a Haifa. Questa era una mappa dell'epoca, vabbè, 7 milioni. Sapete che poi diciamo che Israele all'epoca, che non c'era perché era ancora la Palestina, ma l'emigrazione come oggi era vietata,
particolarmente lì c'è questa famosa nave, la nave Exodus, piena di soli sopravvissuti ai campi di concentramento, che viene rispedita indietro e indovinate da tutta l'Europa dove partivano le navi illegali per i viaggi. Tra quale paese di tutta l'Europa partivano queste navi? Ovviamente dall'Italia, da Genova e da Trieste, come oggi, cioè solo che è il contrario il flusso, con la grande differenza, c'è il famoso libro di Tom Segura, Il settimo milione, che sono, sarebbero appunto, perché poi voi sapete la cosa, diciamo che a Israele non piace dirlo, però poi in realtà tutti miravano ad andare negli Stati Uniti, questi che arrivavano qua erano, diciamo, i più diseredati, e infatti erano quelli che uscivano dai campi. Però il punto, poi questi tornano indietro, muoiono, una cosa straziante ovviamente, no? Perché questi non sanno più dove andare. Poi tra l'altro nell'Europa dell'Est, dove quasi tutti venivano, come Friedman, è calata la cortina di ferro, insomma la spartizione, c'è Stalin che andiamo, guardo Capra ma non dico niente, andiamo avanti. Ecco, questo è il quartiere periferico di Haifa, dove vengono ospitati alloggi temporanei per i profughi. Mi dispiace, ma non volevo fare un discorso di attualità, però diciamo, qui è veramente un contesto rovesciato, perché lo Stato nascente è uno Stato fondato sull'immigrazione, che è il mondo, veramente il mondo rovesciato. Certo, è una migrazione selettiva, sono solo gli ebrei, la legge è chiarissima, questo, però questo è il quartiere. E queste sono scatolette bianche, poi dopo, in seguito, ogni dopo diventerà un quartiere con le piante, gli alberi, eccetera. Però vedete, sono alloggi temporanei per profughi che arrivano ogni giorno e quindi ci si organizza. E quindi questo diventa il tema architettonico per Friedman, che arriva e finalmente può finire l'università, ma non come da noi, carte bollate, il nostro esame. Tu che anni hai fatto? Sono al terzo, benissimo, terzo, secondo piano, andiamo avanti. Ovviamente poi noi dobbiamo andare veloci, se no finiamo tardi. Questo è il primo Meshavim, che non è un kibbutz, no? Il Meshavim è quell'insediamento dove è permesso un po' di commercio, perché kibbutz è tutto in comune, kibbutz è comunismo realizzato. Ci sono alcuni kibbutz, come alcune sfumature, ci sono alcuni kibbutz dove sono in comune persino i figli, cioè i figli non dormono con i genitori ma stanno con i bambini, e vengono allevati da tutto il kibbutz, che credo sia la forma più estrema mai raggiunta, nemmeno in Russia hanno fatto questo, con una piccola differenza ovviamente, che qua è volontario, mentre in Russia meno, e quindi diciamo questa che non è una cosa da poco. Il Meshavim è, per me, artigianato. Il progetto sono dei sionisti tedeschi, che ovviamente la fanno da padrone. Questo è l'architetto che progetta questo, si chiama Richard Kaufmann, che era il capo del movimento della città giardino tedesco. Questo insediamento è stato realizzato, si chiama Nahalal, poi verrà abbandonato. Vedete che ogni settore ha una fetta e una casetta in fondo intorno all'insediamento, chiaramente un insediamento utopico, è un'utopia realizzata, no? Tanto che la forma è una forma utopica, come Palma Nova, come città utopica del Rinascimento, una forma utopica. Poi è una forma che verrà abbandonata, perché si accorgeranno che questo tipo di città faticano poi a svilupparsi, a crescere, e questa forma così chiusa, infatti anche Palma Nova è rimasta quello che è in fondo, però vedete come è proprio un'utopia che prende forma, che scende sulla terra, che si radica. Andiamo avanti. Poi sono di ogni architetto, no? Cioè trovare una comunità di molti. Queste sono foto propagandistiche degli anni 40, del bagno nelle docce dopo il lavoro nei campi comuni, perché c'erano già i bagni comuni come spogliatoi di campi da calcio, ma erano foto propagandistiche per mostrare la vita associata, comune, il lavoro nei kibbutz,
dove prima dice si trova benissimo, c'è stato pochi mesi, ma ovviamente era una vita molto dura perché era un'agricoltura primitiva fatta senza mezzi, in condizioni ostili. Andiamo avanti. Questo è il technion di Haifa, tuttora esistente, che si fa un referendum negli anni 20, dice che lingua dobbiamo parlare qui negli anni 30, visto che veniamo da tanti paesi. Scegliamo l'ebraico nuovo appena inventato o parliamo tedesco? Questa era la scheda, tanto per dire, no? Poi come sempre c'era questa ipotesi di parlare tedesco, insomma, e loro scelgono uno stile arabo, ovviamente, cioè gli architetti tedeschi che studiano in Germania decidono di fare lo stile arabo. Qual è lo stile ebraico dell'architettura? L'arabo. Ecco, questo è molto interessante, un po' più. Voi sapete che questi sono i professori che Friedman trova lì nel 46 e 47, sono alcuni sono straordinari, come Alexander Klein. Alexander Klein, voi sapete, è una figura di culto per Aldo Rossi e Giorgio Grassi, perché fa parte di quelli del mitico secondo CIAM del 28, dell'esistenza minimum, degli studi per un'architettura che non sprechi spazio, l'esistenza minima possibile. Tutta una valanga di studi di architetti progressisti di mezza Europa che porteranno dritti alla progettazione di Auschwitz, perché questo è il risultato del Bauhaus. Mi spiace dirlo, ma io ho sentito una conferenza di Jean-Luc Cohen a Tel Aviv mentre lo diceva, ero così, però è così. Cosa c'è di più razionale, moderno e l'existence minimum di Auschwitz? Le auto non ci sono, che è il sogno anche di Le Corbusier, di tutto il modernismo. Il traffico pedonale è separato da quello veicolare, trasporti pubblici, in treno, tutti i servizi in comune, perfetto. Però Klein, che era ucraino tra l'altro, una lunga storia, poi finirà in America, fa queste analisi che non hanno niente a che vedere con Rossi e Grassi, perché analizza il movimento dentro gli edifici che progetta. Cioè nei vani di questi semplici appartamenti vedete che ci sono tre tipi di analisi. Il primo, quello diagrammatico, diagrammi, no? Spostamenti, quindi stilizzati, che vanno all'essenza dei diversi vani. Il secondo, una specie di spazio fluido, no? L'ingombro che il corpo può avere tra i vari vani. E l'ultimo, anche questo avanzatissimo, lo spazio interno, espanso. Gli esercizi che 10 anni dopo farà Luigi Moretti e 20 anni dopo Zevi con i suoi studenti romani e poi i veneziani sulle fabbriche di Michelangelo. Quindi un livello altissimo, insomma, un'analisi dell'architettura inusitata, sofisticatissima, ma con accento il tema del movimento, che è un filo rosso di Friedman, che è famoso per la città automobili e il suo manifesto, quindi diciamo sorprendentemente da Klein, che è idolo sia per Rossi e Grasso che per Friedman, che non c'entra niente ovviamente, ma questa è la caratteristica dei classici, parlare a molti. A tutti, avanti. 48, siamo ancora a 48, guerra automatica di tutti i paesi intorno. Tra l'altro voi sapete che Theodor Herzl, il teorico dello Stato ebraico, era ungherese, fino a 18 anni ha vissuto a Budapest, poi andò a Vienna e abitava nella stessa via di Freud, con cui prese solo un caffè, perché Freud era antisionista. Avanti. Questo è Yona militare, quindi deve interrompere nuovamente gli studi perché fa una seconda guerra. Quindi Friedman è veramente uno studente fortunato, diciamo così, perché però la guerra gli offre un'occasione
di occuparsi di un aspetto anche questo unico, particolare, cioè mi viene chiesto di disegnare le trincee. E le trincee sono architettura naturalmente, però hanno a che vedere col terreno, ma hanno una caratteristica, un problema enorme, perché come si disegna una trincea? La trincea non è un fossato di un castello col drago, le trincee hanno il problema che si muovono, perché i fronti di guerra si spostano, e quindi bisogna prevedere anche qui il movimento, prevedere il movimento di una trincea, quindi considerando ciò che c'è intorno, ciò che c'è, il terreno, come, e anche come può evolvere la situazione, quindi costringe a uscire dall'autismo degli architetti in posizione del guerra. Così dall'alto sul terreno, no? E per questo bisogna dotarsi di strumenti nuovi, di strumenti diversi dell'architettura, in particolare il diagramma. Il diagramma non è altro che una forma di rappresentazione, di uno strumento di rappresentazione del movimento, e non è invece una decorazione per fare cioè i diagrammi non si possono usare per decorare le architetture, come fanno alcuni in Olanda e altri a Roma, nel Mandrione. Andiamo avanti. I primi progetti sono progetti per abitazioni per profughi, temporanei, a basso costo, riutilizzando recycle pipeline abbandonate vicino a Haifa. Avanti. Andrei adesso a fare una sequela veloce. Queste sono le uniche, sono le foto di quello che resta dei primi modellini che faceva a Haifa, al Technion Yona, vede anche con questo deserto stilizzato ancora. Vedete, cioè, scusa, se torno indietro, vedete che è sempre un singolo elemento prefabbricato montato in modi diversi. Ma la prefabbricazione dopo guerra è un problema per tutti: è un problema in Russia, è un problema negli Stati Uniti, è un problema in Europa, le città sono bombardate, sono tutte a ricostruire, nuove masse arrivano dalle campagne, cioè la prefabbricazione è un tema ovunque. E anche in Israele, ovviamente. Avanti. Infatti, diciamo, mentre i suoi progetti della vita spaziale sono più celebri, più noti, più conosciuti, sono meno noti queste idee di piccole cellule di abitazione temporanea che vengono dalla contingenza, dal fatto che stai in un paese che si costruisce tutti i giorni. Poi una foto del giovane Friedman con Golda Meir, che era ministro dei lavori pubblici, e che impone l'apertura di una finestra in una social housing, che fanno, lì rimane sconvolto, perché il ministro arriva per una finestra, che ne sa, dovranno aprire gli abitanti. Poi una cosa interessante che dicono sempre, che all'epoca era un paese così piccolo che tutti si chiamavano per nome, Golda, Isaac, Rabin per esempio era uno dei capi dell'esercito, c'era una conoscenza diretta. Andiamo avanti. Scatole di cemento impilato, avanti. Ecco, l'altra grande figura che lui incontra, poi vorrei fare un salto grosso, è Conrad Baxman, questo signore sulla destra con Walter Gropius, sono due fuoriusciti tedeschi negli Stati Uniti, importantissimo, Gropius è diventato la Bauhaus, fanno anche una sorta, Gropius diventa dean a Harvard, la facoltà di architettura di Harvard, subendo la contestazione quotidiana del giovane Bruno Zelli, fuoriuscito per le leggi razziali, che contesta come lui, il suo cuore batte per Bright. Pensate che lavoro tremendo deve essere stato avere Zelli in classe che contesta. E vedete che sono appoggiati su dei pannelli, perché la società che fondano è la società, la Panel Chain Corporation. È una società che produce pannelli prefabbricati montabili insieme. È una società che fallisce in breve tempo. Rainer Banham scrive un divertentissimo articolo tremendo, dice: i pesci in faccia presi da Waxman e Grobius con la loro società sono i pesci in faccia di tutto il modernismo, perché in America potevate ordinare sulle riviste altri sistemi di prefabbricazione per costruirvi la casa per posta, che li spedivano a casa in un modo molto più semplice e meno complicato. Se andiamo avanti vediamo però un po' di progetti che commissionano a Waxman, che è il pioniere della prefabbricazione, costruisce negli anni 20 già una casa prefabbricata per Einstein in Germania, in legno,
Questo è un progetto per un hangar, cioè c'è la guerra, gli Stati Uniti chiedono l'esercito gli hangar per i più grandi bombardieri mai costruiti fino allora. Non sono ancora i B-52 perché quelli vengono fatti nella guerra di Corea, però hanno un'apertura alare di una quarantina di metri e più, e ovviamente non possono avere colonne e sostegni, hanno, cioè, bisogno di uno spazio enorme per coprirli e per nasconderli dai bombardamenti. Poi c'era tutta un'opera di camouflage, no? Avanti. E Waltzman nel 53 tiene un corso al Technion, e Friedman, vedendo queste strutture che sono nient'altro che la somma di un singolo elemento prefabbricato montato all'infinito secondo forme diverse, andiamo avanti, quindi a basso costo con aperture alari spropositate, dice: ma queste sono strutture perfette per poter posizionare le nostre abitazioni temporanee, perché hanno anche un altro grande vantaggio, che sono smontabili, sono collocabili nei punti dove abbiamo di bisogno. Andiamo avanti. Hanno un grande difetto, credo che Watson è anche abitato a Roma, c'è un edificio costruito a Roma da Watson, a cui ha collaborato Watson nel suo peregrinare. Il problema di queste prefabbricazioni è la loro giunzione. Cioè, gran parte del lavoro di Waxman, il principio è semplicissimo, il problema è tenere insieme questo singolo elemento, e se voi prendete una svolta nelle costruzioni con la prefazione di Argan, è tutta una rassegna di giunti che però sono complicatissimi, difficilissimi da fare e costosi. Ecco anche perché è una tecnica che poi alla fine non prende piede, ma ha un potere enorme di suggestione, tanto che, e questa è una storia parallela senza influenze, se andiamo avanti lo vediamo subito, in Giappone, che hanno problemi di ricostruzione enormi, a parte che hanno due città rase al suolo come Hiroshima e Nagasaki, questa è tabula rasa, che così si muore, avanti. In più è un paese di isole collinose con pochissimo spazio in pianura, infatti sono tuttora le città più posizionate del mondo. Waxman viene chiamato un anno e mezzo dopo a fare un corso a Tokyo dai giovani architetti dello studio di Kenzo Tanke, che è l'autore di questo piano per Tokyo del 1960, in cui lo spazio è talmente poco, la pressione, la necessità di costruire è talmente forte, che si dice: colonizziamo l'acqua, colonizziamo la baia di Tokyo, facciamo un grande asse centrale per gli spostamenti e gli uffici pubblici e le università, e lateralmente ci mettiamo delle residenze, che si riconosce, sono molto simili poi ai progetti che sta facendo il comitato Maki ad Harvard, perché ha vinto la borsa di studio, ma Maki è uno dei giovani architetti dello studio di Tang, appunto, che poi lavorerà molto anche in Italia, a Bologna, a Catania, in altre città avanti, città galleggianti, insomma, questi sono i celebri metabolisti che chiamano Waxman, e che, diciamo, Waxman ha avuto questo potere di aprire la fantasia delle più grandi costruzioni, appunto, di tutta questa scritta. Andiamo avanti velocemente. Questo è il primo progetto del giovane Rade Suzaki, City in the Air, ma in parallelo non si conoscono con Friedman, ovviamente. La città nell'aria, ricostruzione sopra Tokyo, no? Dove questi grandi grappoli si toccano, in cui sono una struttura portante, cioè un'architettura servente e un'architettura servita, che sono le capsule, questi elementi del grappolo avanti. Poi Suzaki è coltissimo, fa dei fotomontaggi con delle rovine romane, vabbè. Ma Suzaki ha scritto 100 libri, Simone Capra, guardo te, ha una galleria d'arte giapponese che ha aperto con la moglie, che si chiama Ma, progetti non finiti, si chiama Ma, ma anche lui, molti di più, la galleria Ma, come campo, è il concetto forse più raffinato dell'arte giapponese, perché è l'intervallo, è un momento di sospensione nell'arte giapponese che noi non capiremo mai, cioè io purtroppo non trovo mai qualcuno che mi spiega almeno un libro di Suzaki, ne ha scritti 100,
questo campo può aiutarti, deve inventarsi qualcosa, perché è gente, secondo me. Andiamo avanti. Questa poi sarà l'unica addirittura realizzata, no? Grandi capsule lavatrici impilate, avanti. Ma la prefabbricazione, gli elementi appunto di abitazioni temporanee, leggere, prefabbricate, di NASA, sono un'etichetta che risolvono tutti, Bucky Fuller in America fin dagli anni 20, Breuer, che era uno dei grandi architetti del Bauhaus, quello delle famose sedie in alluminio piegato che trovate in ogni studio di dentista del mondo, avanti, tra l'altro era ungherese, avanti. Oppure in plastica, come fanno Alison e Peter Smithson con la loro casa del futuro del 56, questa è una sezione, avanti, questa è l'interno, già in plastica nel 56 sembra già una casa, appunto, fatto con uno stampo unico. Ma anche in Francia, questa è meno nota, di Lionel Shane, la cabine hôtelier, prefabbricate, economiche, leggere, trasportabili, non molto coi denti, però insomma, avanti. Un altro tipo, la maison de matière plastique, sempre nello stesso anno, il 56, avanti. E questa, quella, la maison de jour meilleur dell'Abbé Pierre, che è questa figura molto popolare in Francia, che Jean Prouvé realizza per l'Abbé Pierre. Se vediamo la prossima, vedete una casa prefabbricata con tutti i servizi al centro. La De Pierre chiede, appunto, nel 56 trova una giovane donna morta per strada con il piccolo figlio, morti assiderati, perché a Parigi c'era un grande problema di vita per strada di francesi, di sfollati, di nuovi arrivati, e la Bernard parte una campagna enorme, forzata da questa figura molto popolare, appunto, che è la De Pierre. E Jean Prouvé, che ha una sua azienda all'epoca, che ha collaborato molto con Le Corbusier, produce questa casa che tra l'altro è uno dei pezzi che oggi è uno dei pezzi di design che vale di più al mondo, l'intera casa. E Le Corbusier dice: la casa più bella che io conosca, una casa per i poveri. Avanti. Il 56 è anche l'anno dell'intervento di Cusè. Costanzo non è d'accordo, no mi piace questa immagine, sono certo che l'intervento di Cusè, no, questa immagine è l'immagine dell'ultimo congresso internazionale di architettura moderna, che poi finisce quando arriva sulla scena il think tank, e c'è questa foto sempre di quest'anno fatidico, per me importantissimo, gli ho dedicato un paragrafo, perché Friedman, che non comincia ad avere problemi perché le sue idee non piacciono al nuovo rettore del Technion, che è un modernista classico, cioè da questa fantascienza, direzioni temporanee che si spostano, figuriamoci. Va a questo congresso non invitato, come tanti giovani architetti. È un momento molto importante, si tiene a Dubrovnik, che all'epoca era un paese terzo, no? Un paese terzi, cioè non schierati con i due blocchi, l'Egitto, la Jugoslavia, i famosi paesi non allineati, ma ci sono queste osservazioni. Io, il documento che Friedman prepara per questo incontro di Dubrovnik è un documento per me rivoluzionario e non sovversivo, come banalmente, come si vuole prendere il potere per prendere le cattedre e poi farsi la villa al mare, come ma eversivo, perché dice la rivoluzione di chi si insedia, no? Settler, pensate che in Israele i coloni sono chiamati settler. L'autodeterminazione, la determinazione dell'utente, che sarebbe l'abitante, fa funzionare un insediamento. L'autodeterminazione dell'abitante è migliore che la pianificazione del governo. L'autodeterminazione risolve i problemi che il governo non può risolvere. L'insediamento, cioè la rivoluzione di chi si insedia, è il voto per atti. Gli abitanti fanno ciò che chi si occupa, si deve occupare di loro, non fanno per loro.
i problemi dei coloni, di chi si insedia, non possono essere risolti da altri che non siano loro stessi. L'informazione alla scuola primaria è necessaria per permettere e incoraggiare gli abitanti a relazionarsi tra di loro per risolvere i loro problemi. L'agricoltura nelle città dovrebbe essere promossa per assicurare la sopravvivenza in caso di emergenza. Parla di agricoltura urbana. Il riconoscimento del villaggio urbano come un'entità politica è necessario, perché Friedman dice le metropoli non esistono, esistono villaggi urbani. In agricoltura a Roma può capire che cosa significa questo, dove i quartieri sono entità precise, a volte invalicabili, non so le circoscrizioni, però secondo me appunto sono parole fortissime, di forte sapore anarchico, secondo me ha. E soprattutto appunto è un invito all'autodeterminazione e a un ripensamento del ruolo dell'architetto, e in questo punto diventa una figura ancillare e non una figura come invece di Smithson apicale, no? che spiega come si fa, come si deve vivere, ma diventa un'altra figura, una cosa onestamente attualistica, insomma, lo dico perché. Avanti, però adesso vorrei fare dei grandi salti, perché ovviamente Friedman si trasferisce e non riesce più a lavorare, tra l'altro nel 56 quando va al CIEM di Dubrovnik non può tornare indietro perché c'è la guerra di Suez, è la prima guerra di Israele, quindi la guerra che vuole la Francia contro l'Egitto, e non riesce a tornare, per cui viene licenziato dal Technion e non torna con i corsi. Quindi è senza lavoro, e allora in più non viene capito, ma trova una certa accoglienza dai giovani architetti, soprattutto tedeschi, che sono di Dubrovnik, e decide di stabilirsi in Europa. Prova ad andare in Inghilterra dal mitico Erno Goldfinger, l'architetto del Partito Comunista Inglese, che era ungherese e che aveva la sfortuna di abitare di fronte a Jan Fleming, che lo odiava, perché poi Fleming era conservatore, per cui darà il suo cognome al peggior nemico di 007, questa è la storia di Erno Goldfinger, però Goldfinger non lo assume, va a trovare Corbusier che usa delle parole di apprezzamento e di interesse, però Corbusier sta lavorando a Chandigarh, finalmente sta costruendo la sua città, con la testa altrove, andiamo avanti, però produce questo, insomma alla fine finisce a Parigi, si trova anche per un dito che trova la fidanzata, banalmente, però sapete che quando si è giovani poi le città a volte si scelgono così, e questo è il suo manifesto, che è un manifesto, non è un libro, non è una rivista, ma è una cosa ciclostilata, estremamente povero, che veniva aggiornato continuamente, eppure essendo povero e intenzionalmente naif, perché sembra disegnato da un bambino, in realtà non è così naif, perché questi non sono disegni di un bambino, perché questa, come vedete, è una sezione, e la sezione è, diciamo, un livello più elevato della rappresentazione dell'architetto. Sapete che Terragni negli ultimi due anni schizzava direttamente in sezione, che ormai aveva talmente capito come funzionava che si portava avanti nel lavoro, ma è una cosa difficilissima, non qui naturalmente, però questa è una sezione della architettura mobile che ho sempre trovato molto sottile, con delle proposte molto concrete e molto, che magari avete già sentito, perché negli anni si parlava di demolire il mercato di Bercy, cosa che poi avverrà. Dice: perché demolire il mercato di Bercy? Costruiamogli sopra con un sistema di collegamenti diversi, sono lo stesso progetto identico è stato poi fatto negli anni 90 da Bernard Schumi a Pechino, nella famosa fabbrica 798 di distretto delle gallerie, degli artisti, eccetera. Avanti, ecco le vedete capsule, strutture portanti, nella città mobile le auto non entrano
restano la città e quelli che dormono. Ma questo, diciamo, sono modernista di Corbusier, tutti. È una sorta di Venezia contemporanea. Le automobili e tutti gli altri mezzi di circolazione impiegati da qui a 10 anni resteranno al parcheggio. Chi arriva in treno e in macchina prenderà questo parcheggio prenderà la metro aerea, o più esattamente l'ascensore orizzontale, che porta, che viene trasportato da un cavo teso alle torri pilastro dei vari blocchi. Arrivati a destinazione si discende al piano prescelto con l'ascensore verticale. Semplicissimo, chiarissimo, senza note. Avanti. È un'idea che evolve in pochi anni, città mobile, urbanismo, urbanistica tridimensionale, andiamo avanti. In parallelo col lavoro sempre con gli edifici prefabbricati, perché con Jean Prouvet stanno provando a produrli, Prouvet è molto interessato a questi elementi per avanti. Sezione, qui sono disegni più presentabili che la ultima presentabilità tecnica, ma insomma un po' meno infra, avanti. Qui sono al Getty di Los Angeles, dove sono andato a mie spese perché hanno bocciato la mia domanda, che non capivano perché ero interessato all'archivio di Yona Friedman, avendo scritto l'unica tesi al mondo su Yona Friedman. C'è un problema di comunicazione, avanti. Ecco l'evoluzione. La città dell'Ottocento, le casette, l'edificio modernista con i piloti e le Corbusier, diciamo, il blocco nel Jambé sulla città, sulla città esistente, e la via spaziale. La città nello spazio, nel senso sopra la città, avanti. Quindi questo principio di intensificazione della città che non distrugge la città esistente, ma la mantiene, e in caso di bisogno viene smontata, avanti. Vedete l'indifferenza alla trama della città sottostante, avanti. Questo è il primo maquette che ha Frac di Orleando, dove ci trovano anche le maquette di Alopero, mi pare le viste sul sito. Però direi che se presentate una maquette così all'esame dell'architettura adesso vereste cacciati a pedate da qualsiasi università contemporanea. Vedete, semplicissima, è naif anche la maquette. Avanti, questa anche a tracche, un sistema diverso, con più giunti. E queste, vedete, no? Quando l'epoca dei lucidi, queste fotomontaggi di maquette, avanti. Ecco, questi principi semplicissimi, no? La città esistente, uno, la città esistente, due, le abitazioni e gli uffici, tre, le vie di circolazione, quelle più centrali, quattro, le ferrovie, cinque là sopra sono sempre gli uffici o le boutique, sei, le vie di grande circolazione, grande costato urbano, 7, l'agricoltura spaziale, sospeso per le città, qui ci dobbiamo ancora arrivare, 8, la mezza distanza, quindi una combinazione di esistente e non esistente, come i piranesi, dove spesso sono queste combinazioni, avanti, senza fare paragoni, per carità. Questo è un progetto per Tunisi, per il centro di Tunisi. Tutti gli altri progetti, compreso quello di Guarone, mi ricordo, prevedevano la distruzione della Medina, che è il centro storico di Tunisi. L'unico che prova a immaginare una sua vitalità è questo di Friedman. Avanti, con la sua mantenimento, avanti. Il progetto per Monaco, di Monaco Monte Carlo, che vedete è in piccola scala, quello di Tokyo, di Kenzo Tange, però è fatto l'anno prima di Tange, nel 59, avanti. Queste sono le tavole, sono a Pompidou, avanti, molto semplice anche questo, avanti, attenzione. Ecco, questa città comincia ad allargarsi negli anni 60, i primi anni 60 sono gli anni, chiaro, sono gli anni dell'asse attrezzato a Roma, tutti i sogni di rifondazione della città, avanti.
questo è il MoMA, avanti. L'isolato osmaniano e l'edificio industriale per simboleggiare qualsiasi zona parigina, avanti. Ecco, questo diciamo, questo era un piede del 64 che è un po' l'apogeo di questi sogni di costruzione della città, che è un po' come l'asse attrezzato a Roma, che se oggi lo vediamo sembra enorme, un quotidiano che partecipa a tutti gli architetti romani. Praticamente avanti. Ecco, questo volevo dire, che tutti questi sogni di ricostruzione, di intensificazione della città si reggono in piedi. Questa è un'osservazione che mi ha fatto Ita Orota, solo con l'energia atomica, cioè solo, serve un'energia che forse è l'unica vera utopia realizzata in Europa che è rimasta degli anni 60, soprattutto in Francia, che ha un numero enorme di centrali atomiche. E questo, diciamo, è una cosa che appunto uno insomma non ci pensa, però in fondo questo tipo di strutture possono essere pensate possibili solo con un grande dispendio di energia. Avanti. Ecco, io non so, mi fermerei anche, diciamo, perché questa è la prima, la parte più nota, e non so se andando avanti molto di più, non vorrei annoiare, già i primi che se ne sono andati sono... non lo so, potrei andare, se andiamo avanti... Io avevi preso il ritmo, però... Ho preso il ritmo, andiamo avanti? Poi mi fermo, lo riprendo. Sono vari... Ecco, questo... Per esempio, no, una vista spaziale lineare sopra la Senna a Parigi. Questa oggettivamente, anche se non c'entra niente, Yona Friedman, con l'architettura radicale, proprio niente secondo me, ma anche secondo i radicali, però oggettivamente diciamo che questo livello di visionarietà, solo su, insomma, il movimento continuo sullo studio, stiamo parlando di 10 anni dopo, beh non tanto dopo, un po' di anni dopo. Avanti, strutture in negativo, avanti, ecco l'idea di utilizzare lo spazio sopra le grandi scali ferroviari invece che farci nuove costruzioni come vogliono fare a Milano negli scali ferroviari, avanti, piazza della Bastiglia, ancora la Senna. Oh, ecco, la grande critica che viene fatta a Friedman, ovviamente c'è questo scoglio che non possiamo non affrontare, perché poi tutto questo non è stato realizzato, non solo le utopie, perché sembra quasi che solo Yona Friedman produce questi progetti, ma c'è una produzione enorme in Giappone, in Europa, ci sono tutti i membri del GEAM, il gruppo del Twitter dell'architettura mobile, gli Schulz e Fietz in Germania, i detti minori, un po' dimenticati, però dice l'urbanismo spaziale, la critica più forte ovviamente l'ha fatta un architetto anti-utopista come Red Coras, no? L'urbanismo spaziale di Yona Friedman fu emblematico, la bigness fluttuava su Parigi come una coperta metallica di nuvole, con la promessa di un possibile rinnovamento urbano, totale, ma vago. Eppure non atterrava mai, non si metteva mai a confronto, non rivendicava mai il posto che le spettava, la critica come decorazione. Avanti. Però diciamo, questa non era una, come dire, sembra quasi che col senno di poi, almeno anche un architetto di una generazione successiva, come Coras, appunto, non è che fossero matti questi gli architetti che avevano queste idee, è che la società veramente sentiva, per esempio c'era un enorme allarmismo sulla demografia, si pensava che non ci sarebbe stato più posto nelle città per nessuno, in nessuna parte del mondo, per cui è tutto un fiorire di idee, e poi soprattutto siamo gli anni 60, sono gli anni, il decennio centrale della modernizzazione, l'apice della modernità e della modernizzazione. In ognuna delle città d'Italia, in qualsiasi città d'Italia, per non allargarci oltre, se noi andiamo a vedere i grattacieli che sono in tutta la costa adriatica, dalla Romagna fino in Puglia, sono degli anni 60, tutti, per poche eccezioni.
perché è il momento della modernizzazione, è il momento delle proprio è il decennio, mentre al contrario gli anni 70 è il ritorno indietro, è il decennio della Marcord, la riscoperta della poesia dialettale, Raffaello Dalvini, Luigi Malerba, avanti. Ecco, eppure in tutto questo periodo che viene chiamato della megastruttura, no? Un libro impietoso, cattivissimo, quasi cinico di Bana, peraltro molto bello, come tutti i di Bana, una delle prime immagini per descrivere questo momento, queste idee a grande scala e inusitate, è un'immagine storica, di un'architettura storica, e queste sono le cose più belle, no? Quando c'è un'idea nuova che ci fa riscoprire un monumento del passato, no? Quello che Benjamin chiamava il balzo della tigre nel passato. E, appunto, è il Ponte Vecchio a Firenze, un ponte che c'era in tutte le città d'Europa, c'erano ponti abitati, ponte che ha tre livelli cioè non è, che cos'è questa architettura? È un'architettura intanto, beh, non solo, perché intanto un'infrastruttura perché è un ponte, però è abitata e ci sono dei negozi, come sapete, tuttora aperti. Ma non basta, c'è anche una chiesa, ci sono dei servizi, c'è una fontana. C'è un terzo livello, quello superiore, che è il famoso corridoio degli Uffizi. Voi sapete che questo corridoio unisce il livello degli Uffizi a Palazzo Pitti, l'ultima residenza dei Medici. Quindi ci sono diversi livelli, ed è come dire, un'infrastruttura sopra un'altra infrastruttura che attraversa una sequela di architetture. Era ovviamente un passaggio visitabile oggi da visitare assolutamente, cioè da Firenze, meno noto degli altri viaggi, ma è chiaro che per i Medici era un'uscita di sicurezza, ma non solo, perché era un modo per controllare, per arrivare in centro anche in modo molto veloce, anche se a piedi, nel cuore, là, di fianco a Palazzo Vecchio. È strano che Renzi non, tra l'altro non abbia, non se ne sia accorto. Comunque andiamo avanti. E nasce questa idea di città ponte, non ne fa solo io una prima, andiamo avanti, ci tengo perché Luca mi ha aiutato, vedete qui un rapporto, ovviamente quella di Tanghi a Tokyo è una città ponte, avanti, questo è un architetto autopista inglese, questo è Luigi Pellegrin, romano, vedete, città ponte nel paesaggio, in montagna, sulla spiaggia, insomma. Sono follie, è un momento, è un contesto storico particolare, avanti, e poi sono gli anni della borsa alla luna, le capsule lì si fanno veramente, andiamo avanti, queste cose le conoscete, gli Artigan, il gruppo inglese con le loro torri, le città che camminano, avanti, Moshe Safdi, nato ad Haifa, quindi conosceva bene Friedman, 67, Expo di Montréal, abitazioni, scatole di cemento impilate, come i primi progetti di Yona, ovviamente Safdi conosceva molto bene l'architettura mobile, perché era della stessa città di Yona, le realizza giovanissimo in Canada e... Era la sua tesi di laurea? No, la tesi di laurea era un po' diversa, erano più impilate, era più ordinata, un'evoluzione. Però il punto è che sono scatole di cemento impilate, come... non che fosse un'idea totalmente originale di Yona Friedman, voglio dire, però è quello, e si realizza, ovviamente adesso è il quartiere più chic, mentre questo è il quartiere popolare per tutti quelli di Latina che arrivavano in città, adesso, come Simone Capra, adesso invece è il quartiere più caro di Montréal, perché nell'isola, vicino al fiume, nel verde, in mezzo nel verde, e sono tutti creative class, avanti. Il gruppo del GIAP, il GIAP, i visionari dell'architettura del 65, figure non tanto importanti. Nicolas Chauffè è una figura molto interessante, uno scultore che fa progetti di architettura, avanti. Questi sono progetti di architettura che hanno iniziato fatto da un pittore svizzero, Walter Jonas,
che insieme con degli ingegneri fa dei progetti di architetti, quindi non è che sono solo gli architetti che hanno queste idee, sono idee che persino gli artisti, ma anche dei privati cittadini, è un contesto storico utilizzare abitazioni, no? Sospese che si toccano in cima, avanti oppure rovesciate, questo è Paul Maimon, oppure sottoterra, un'estensione della rete delle metro, no? con cinema, pari, è praticamente un Pompidou sotterraneo sotto la Senna, avanti, che offre appunto questa, diciamo, che usa e studia una nuova disciplina che è la cibernetica, che si sta affermando in quegli anni, era inglese anche lui tra l'altro, avanti, devo solo ricordare che l'anno prima dell'arrivo sulla Luna, cioè 2001, che sia nello spazio di Kubrick, ma la locandina ufficiale, ce ne sono diverse versioni come in tutti i film, nella locandina la protagonista è una capsula, cioè non c'è Hal, c'è la capsula, e la capsula è la protagonista di tutte queste architetture, solo che la capsula, se andiamo avanti, è costosissima la capsula, perché è un'opera di altissima ingegneria, e ovviamente galleggia nello spazio, cioè paracadute, è autosufficiente, ma è troppo costosa per farne le abitazioni. Avanti. E quindi diciamo che tutto questo un po' finisce negli anni 70, e come spesso accade quando uno pubblica un libro, come fa Yona, in cui raccoglie tutti questi articoli usciti nel 1970 da Casterman, che anche un po' tristemente, diciamo, un editore di fumetti, è quello che fa tutto Jacques Tardy, Casterman, un editore storico importante di fumetti francese, diciamo, ogni compimento è un limite, no? E quindi diciamo è una stagione che un po' si conclude intorno all'inizio degli anni 70, in cui cambia un po' tutto, arrivano la prima crisi petrolifera, la prima crisi economica, insomma cambia davvero tutto. Tra l'altro questo libro è stato tradotto in italiano curiosamente dalle edizioni Pauline, ne sfugge il motivo, però chissà, sì, di Alba, che anche non ho capito che relazione c'è con quelle, non so, pensavo fossero a Roma, appunto, un'immagine che non c'entra niente, tra l'altro, di Friedman con quei progetti, però appunto, negli anni 70 cambia tutto, Friedman comincia a insegnare negli Stati Uniti, comincia a lavorare ai primi progetti, se andiamo avanti, fa degli strani, collabora con Nicolas Negroponte a Boston. Negroponte, sapete che è architetto, si è laureato in architettura con Christopher Alexander, e quando va a Boston, prima di fare il celebre Media Lab, la prima idea che porta di applicazione alla tecnologia è l'idea di fare un software per l'autoprogettazione della casa, così che ogni utente si può progettare la casa secondo le sue esigenze. E questo software lo chiama The Yona System. Peter Cook nel 70 scrive che Friedman è stato il papà della megastruttura che può muoversi su ogni tipo di terreno, sembra quasi dargli la paternità del Working City. Lui aveva fatto un paio di conferenze alle IEA quando Cook era, e gli altri erano studenti. Andiamo avanti. Partecipa al concorso per il Centre Pompidou con l'idea di un museo che cambi la sua disposizione e la sua forma per ogni mostra, cioè per ogni mostra il museo si può spostare. Ovviamente questo è un fotomontaggio successivo per spostare l'edificio di Renzo Piano, però questa idea di spostare il museo, di modificarlo, è un'idea che oggi quasi tutti i musei d'arte contemporanea fanno propri, dal Palazzo Pio, o ci provano, no? Con delle parti spostabili, modificabili, anche a seconda dell'esposizione che si fa. Avanti, altre idee. Norbert Schultz, come sempre i conservatori sono sempre quelli più aperti alle nuove idee, questa è una costante, diciamo. Norbert Schultz, il teorico del genius loci, vive a Roma tra quegli anni, fa un elogio delle idee a scala territoriale di Friedman. Avanti.
per esempio un'idea ancora molto viva, molto forte, che noi possiamo toccare, è questa idea della città-continente, perché l'Europa è l'unico continente che non ha sviluppato una megalopoli, cioè non c'è una megalopoli da 20 milioni di persone, in tutti gli altri continenti c'è, ci sono, in Spagna, Australia, no? Perché? Perché in Europa dalla fine dell'Ottocento di fatto è stata unificata dalle ferrovie, cioè la rete delle ferrovie si è sempre di più ampliata dalla fine dell'Ottocento, nonostante le guerre, le divisioni, eccetera, in blocco fa sì che le città siano sostanzialmente unite. Va bene, il centro-sud d'Italia un po' meno, però non sottolineiamo. Comunque, voi sapete che l'Europa che conta, quella che funziona, è in un'ora si sta dappertutto con il treno. Cioè la badante di Friedman è di Lione, che è molto lontano da Parigi, pure in un'ora è lì. Ma è una cosa che chiunque abbia visto, ma se andate lo vedete, cioè, no? Vittorio Aureli, lo sapete, vive a Bruxelles, insegna a Londra, prepara lezioni, ma lo fanno milioni di persone tutti i giorni. È la cosiddetta appunto città-continente, che tra l'altro permette di lasciare, non solo di, cioè, ormai è chiaro, e la tesi è chiarissima e radicale in questo senso. Grande discussione, grande timore. Ah, il consumo di suolo, no? Che dico, la patata lessa, diciamo. Come si fa ad arrestare il consumo di suolo? Come si fa? Come si fa? Con una legge, con la polizia, con l'esercito? Si fa con le ferrovie, con le reti di ferrovie. Perché solo la ferrovia ferma lo svilupparsi delle periferie. Non a caso in Italia le zone più urbanizzate, più devastate dall'edilizia selvaggia, non sono quelle meno servite dalle ferrovie. Guardiamo al nord, per non infierire sui meridionali. A nord sono il Triveneto, la Brianza e Romagna Marche, cioè tre zone molto produttive, estremamente produttive. Il nord-est, la Brianza, il settore del mobile, tutte le piccole e medie imprese tra Marche e Romagna, guarda caso sono tre zone dove non arrivano le frecce rosse. Voi sapete, la freccia rossa a Venezia va solo per motivi turistici e porta un po', è sempre vuota. Se andate in treno in freccia rossa a Venezia è sempre vuota, cioè dopo Bologna è sempre vuota, perché a Bologna c'è il nuovo che vanno a Milano. Laddove invece le frecce rosse, i collegamenti vanno, l'edilizia diffusa è molto più contenuta. A me sembrano grandi idee queste di Friedman e chiarificatrici. Comunque andiamo avanti. Sapete che la banana blu, cosiddetta banana blu, da un gruppo di ricerca di Montevietta, di Fanno, unisce le più grandi zone produttive d'Europa, no? Da Milano, più o meno dalla zona dall'Emilia, da Milano, fino a Manchester. Ed è ovviamente la zona dove i treni corrono più veloci. Guarda caso. Però questa è l'Europa che produce lì, e ovviamente Bruxelles è lì. Lì sapete che questo è il momento del Belgio, in architettura, nel cinema, nell'arte, in tutti i settori. Il Belgio è in mezzo proprio a questa banana, proprio al centro. Andiamo avanti. Altri libri, avanti. Il più realizzato, che secondo me è il libro più bello di Friedman, il più fresco. Volevo fare un confronto a sorpresa con Ungers, che fa questo gesto che lascia l'Europa, un grande architetto con un grande studio in Germania che lo chiude per andare negli Stati Uniti per fare ricerca, cioè come se Renzo Piano chiude lo studio per andare a studiare le comunità utopiche dell'Australia per 10 anni, poi ritorna e riapre lo studio da zero, cioè un po' come Cuffaro che dice vuole andare in Africa o Bertolaso o altrove, però poi non lo fanno mai. Questo è il più grande architetto della Germania, ha fatto questo e va in America e prende come assistente Ren Colas, così, un ragazzo.
che è un ragionamento sulle comunità utopiche americane, quindi non c'è, per dire, due archetti opposti ovviamente che non hanno niente a che vedere, ma anche qui un contesto, un ragionamento comunitario. Tanto l'utopia di Zabbi dice delle cose interessantissime sulla comunicazione, sul gruppo critico, cioè la comunicazione è un mito, della comunicazione globale, no? Si è compresi solo se chi riceve la mia comunicazione conosce già, sa già quello che dico. Per questo la comunicazione funziona solo all'interno di certi gruppi critici, per cui è ovvio che i giornalisti parlano tra di loro, perché possono comunicare solo tra di loro, è ovvio che la politica parla solo tra di loro, possono comunicare solo tra loro. Gli architetti? Gli architetti si distraggono, poi bevono la birra, cambiano la luna, andiamo avanti. Per fortuna gli architetti con comuni, se no sarebbero proprio avanti. Lì interessantissima la comunità europea, fatti anche la lavagna su, ce n'è uno che dice come vivere insieme e non essere schiavi, avanti. Poi Friedman è molto originale, perché non appartiene, diciamo, alle due chiese culturali italiane, consuete, diciamo, la cultura cattolica e la cultura marxista. È molto originale per questo, è una posizione molto autonoma, diversa, e questo anche lo trovo molto stimato. Questi erano gli uffici della, non mi ricordo come si chiama, l'azienda che fa il pastissimo in Francia, la Ricard, per noi erano due fino agli anni 70, la Ricard era una, ce n'era un'altra, questa era l'altra, la Dubonnet, in cui fa una mostra di progetti in cui questi sono i dipendenti, dice scegliete voi come deve essere la sede, la disposizione interna. Poi però la Dubonnet viene comprata dalla Ricard e la nuova sede non si fa. Andiamo avanti, questi sono lavori che fa a Madras per l'UNESCO, il Museo delle Tecnologie Semplici, come fare un tetto con dei materiali di risulta, e siccome sono tutti analfabeti in India, Madras l'attuale è cambiato nome, Madras si chiama in un altro modo adesso, in molte città fa dei manuali, dei fumetti, perché analfabeti, Indira Gandhi ne fa stampare a milioni, perché ovviamente in India c'è un problema enorme di shanty towns, di catapecchi, però questo quindi diventa un museo didattico che può essere utilizzato. Avanti, ci sono questa serie di manuali che vengono stampati dal centro d'arte oggi. Avanti, finale, torniamo alle origini, pare a Latina, Ellis Sixty 1925, un oggetto di un grattacielo orizzontale. Sospensione, avanti, prossimo. Un costruttivista minore, Lazar Kideker, 1923-24, progetto acqua del lato, con una città sospesa, questa era la vista spaziale. Questa Yona Friedman la scoprirà in un numero dell'H del 1989 curato da Gillo Dorfles sui costruttivisti. Questo è il minore, Lazar, ma un grande nome di sì. Questa era la vista spaziale. Perché faccio vedere queste immagini? Perché vuol dire che la grande dimensione, quella che Costantino Darby chiamava la grande dimensione, non è solo degli anni 60, ma è già presente nelle radici della modernità, del modernismo. Sono progetti a grande scala anche di un neoplasticista olandese, uno scultore, Van Unterloh, un nome pronunciabile come tutti gli olandesi. E quindi nulla si inventa, nulla finisce, ma. Quindi questo c'è da scoprire ancora, i territori, le praterie di ricerca che ancora restano, avanti, finito, mancano una, due, non mi ricordo, l'eroe è sempre lui, Le Corbusier, il plan bus per Algeri del 34, infrastruttura abitata, progetto che corre con una scia lungo tutta la costa, con l'autostrada sopra, che in fondo poi è come questo nostro acquedotto romano che noi usiamo oggi, perché questa è un'infrastruttura abitata, tirati giorno a tennis, sopra potremmo farci una pista ciclabile, o meglio, un'autostrada, non lo so, oppure un canale con delle canoe. Questo, l'eroe resta sempre lui, insomma. Algeri, poi Le Corbusier. Andiamo avanti, un altro punto fondamentale, questo è Yona negli anni 60,
questo è il libro e questi siamo noi 2 settimane fa, perché per fortuna, sì, meglio lui, per fortuna è ancora vivo, vegeto, molto attivo. A maggio c'è una mostra dell'architettura. Grazie per aver ascoltato. Questo è il libro, se lo domande? Io farei. Faccio una domanda. A un certo punto hai parlato. Secondo me lui ha messo. C'è una grande differenza tra l'utopia, e sono d'accordo con te, tra l'utopia di Yona Friedman e l'essere radicali dei gruppi fiorentini, dei radicali appunto europei. Però nello stesso tempo c'è anche una grande vicinanza di tematiche, no? Sia con io vedo una serie di appunto differenza tra utopia e radicalità. Lui non aveva bisogno di essere radicale, forse per la sua storia personale, per quello che aveva vissuto, non è una famiglia, diciamo, alla base dei gruppi fiorentini, appunto, sono generazioni di un altro periodo, ed è una borghesia che cerca di interpretare invece un'esperienza vissuta da altri, però pone le basi poi per un pensiero, secondo me, e diciamo il più ampio, perché lo affronta da vari punti di vista, non si limita a teorizzare un certo tipo di progetti, appunto, movimento continuo, la non-stop city di altri Zoom, ma appunto le varie tematiche si mescolano tra di loro, cioè l'idea poi dell'autocostruzione e della prefabbricazione ritorna, e forse è quello che poi l'ha ha impedito e segna la differenza tra le sue strutture e i metabolismi giapponesi, per esempio, in cui comunque c'era una forma architettonica, c'era un'idea di architettura. Nel suo modo di lavorare invece forse l'idea, proprio c'era questa voglia di demolire la forma architettonica. E tu cosa pensi? Io penso che Friedman era radicale nei suoi scritti. Poi non volevo, ci tenevo a dire che appunto non penso che i radicali siano stati influenzati, non avevano un particolare amore per le scritture, è proprio un'altra cosa. Insomma. Poi devo dire, certo i radicali per me sono anche molto più vicini al mondo dell'arte, però è vero anche che Friedman alla fine è stato risvegliato dal mondo dell'arte, è stato riscoperto dagli artisti, ha partecipato a Kassel a 2-3 biennali di architettura, anche gli altri visivi, Ovis ha fatto un libro con lui, è stato effettivamente anche di. Io quando ho cominciato a occuparmi di Friedman, Ovis aveva appena cominciato, ho cominciato nel 2003. La domanda che ti volevo fare è invece questa, tu racconti questa manera come fosse un flusso continuo, ma non è stato esattamente un flusso continuo. Niente. Io la domanda è perché c'è stata l'interruzione e poi invece perché è stato riscoperto, cioè perché è utile? Beh, allora, intanto, come avviene a tanti architetti, hanno il loro momento, poi ritornano, sono in pochi quelli che restano, ma anche tutti, insomma, hanno delle varie fasi con tutti gli artisti. Però molti hanno anche dimenticato, invece sì, lui no. Sì, non volevo, io sono contrario alla lagna, quindi la rimozione è anche importante, è anche importante farla, secondo me, se selettiva e pensata. Friedman se n'è andato volontariamente dall'architettura, perché ha lavorato per l'UNESCO, ha fatto dei progetti nel terzo mondo, sì. Cioè come fa l'UNESCO, perché è il suo mestiere, l'UNESCO è a Parigi, tra l'altro lui abita di fianco. Quindi ha fatto proprio, anche perché secondo me è chiaro che quel momento che è finito dappertutto della megastruttura, per me Utopie Realizzabili è il manifesto retroattivo della via spaziale, ma in senso di autocritica, cioè cercare con i propri errori questa fiducia mistica nella tecnologia, e mentre guardare molto di più alla comunità, agli aspetti della società, la comunicazione, come relazionarsi, e poi una grande coerenza nel lavoro con l'UNESCO, con tutto un lavoro, una riscoperta di Shantytown, di cui gli architetti si occuperanno
gola sul lago, sul progetto della fine degli anni 90, per dire, non è l'unico naturalmente, ma con grande anticipo, però vuol dire uscire dal mondo delle riviste, dai circuiti classici dell'architettura, dall'università, insomma, altri territori, altri mondi, come ha fatto in fondo, però restando un po' più dentro l'architettura, Ungers, andando in America, però non è cambiare mestiere, è quasi cambiare mestiere anche se ti occupi di architettura per l'UNESCO, poi voi lo sapete bene, costruire in Afghanistan, quello che avete fatto voi è un po' come andare sulla Luna. Ma mi ricordo quando uscì sul Domus il tuo, diciamo, il primo articolo, lavoro sulla casa. In quegli anni lì, sicuramente il tuo apporto, ma anche quello della Orbis e di altri. Il mondo dell'arte. Però lì fu veramente una scoperta, come se avessimo trovato in quell'istante qualcosa depositato nel tempo che nessuno era riuscito ancora a riutilizzare. Io ti dico, posso parlare per me? Io ho studiato a Venezia, e a Venezia l'architettura poi realizzata o non è. Capito? La teoria, per Francesco D'Arcola, la teoria non esiste. Non esiste la teoria. La teoria esiste solo nelle cose. No, voglio spiegare. Esiste. La si usa tutti i giorni lavorando, la si mette, la si diluisce nella cosa. È un'impostazione. Questo fa sì che è una rimozione motivata, non sempre con la lana. E per questo che i superstudi, i radicali non stanno in diventa puri che si ingannate sempre. Ma bisogna lavorare. Infatti siamo 8 anni adesso, il mese prossimo esce finalmente il libro di studio, lo paragono per cioè. Ti devo chiedere una cosa molto semplice. Io tutte le volte che sento racconti sui radicali eccetera, ho sempre il dubbio che si indugia molto sul fatto che poi noi percepiamo, diciamo, questi personaggi, quando mettiamo in evidenza l'aspetto sciamanico di personaggi che poi tu dici ma come, già l'avevano detto eccetera. Ma faccio una domanda, chiedo quindi una proiezione. Quali sono 5 parole o 5 concetti che ci permettono di attualizzare non al presente ma al futuro questa esperienza di Friedman? È una domanda che io potrei fare per Constant, per i radicali eccetera, ma dal tuo punto di vista come uomo di cultura, che responsabilità ti prendi? Quali sono le 5 parole che tu potresti proiettare verso il futuro parlando di... Sono pochi. No, 5 sono sufficienti. Ma parole, magari con concetti. Concetti, cioè, perché è utile, lui dice perché è utile, ma che ci facciamo oggi? Non oggi, domani. Scusa, la cosa bellissima, io non conoscevo tutta questa storia, sai qual è? La centrale nucleare, io non ci avevo mai pensato. Effettivamente è stato illuminante, devo dire che mi ha aperto un mondo. Non potevo fare lo schermo, ma è di Europa, ha vissuto in Francia, quindi... È una chiave che c'è la fantastica. Io l'ho conosciuto a Los Angeles, scusate, solo a campo l'abbiamo già consumato, eh? Oppure lo abbiamo già consumato, no, non lo so, poi le donne Friedman per esempio spesso mi chiedono domande sul futuro, diceva io non sono un futurologo, io mi interessa il presente, perché il futurologo è quasi un mestiere, no? La televisione, no? Riccardo Luna, poi diventano mestieri anche remunerativi, forse dovremmo pensarci. Però secondo me la città continente è una cosa che tocchi, la vedi, se ci ragioni qualche propostina la puoi fare, insomma, anche di organizzazione quotidiana, forse le frecce le può pagare lo Stato, perché per quale motivo uno non può arrivare a Bari? Perché sull'Adriatico, perché siamo di meno, che state tutti sul Tirreno, perché? Cioè, quella è una cosa che vi aiuta l'economia a studiare, a lavorare, a fare cose. Cioè, lo Stato lo deve fare, lo Stato, i privati, insomma, un sistema, ci organizziamoci. Cioè, queste cose si toccano, si vedono. Cioè, se uno vive, cioè, gli studi più importanti che tu dall'Europa stanno in Belgio adesso, ma perché? Quando mai? Perché ci sono dei motivi, anche. Non sono bravi, nessuno dice niente, però sto parlando di sistema. Di là dei singoli, ovviamente. No, va bene. Prima era l'Olanda, è la stessa cosa, Cioè, io stavo guardando il sistema delle la velocità di internet, no? Che l'Italia è un paese rosso con i matricoli in accesso, vabbè, in tutti i settori. C'è quello più indietro. L'Italia
la Grecia è più veloce dell'Italia di un decimale, il paese più veloce non è la Norvegia, la Svezia, insomma, la Baden, è l'Olanda, e stanno sempre lì, cioè, poi uno si domanda perché l'Europa funziona, a me sembra sì, città continente fortissima, villaggio urbano, uscire da questa idea la Gran Parigi, la grande Roma, cioè bisogna scomporre l'altro senso urbano, urbanistico. Ma costa meno, ecco appunto, poi adesso sbraghiamo il gruppo critico, la comunicazione per me realizzarli è benissimo, ma anche questi saggi per l'Europa, per esempio c'è un saggio che ha fatto Bollati Berlinghieri, la alternative energetiche, è dei primi anni 80, quindi non è di adesso, quindi è a monte di tutti i pannelli solari, eccetera. Dice alternative energetiche, dunque problemi, le risorse scarseggiano? C'è un problema, dobbiamo vivere, costruire e progettare con due soli materiali, il legno, perché è facile da utilizzare, la plastica. Non costa niente, si ricicla, si rifà, non è ecologico, è razionale, perché la mente, quello che mi seduce di Yona Friedman, è la sua estrema razionalità della sua mente, della sua testa, sarà che sono italiano, vivo in un paese molto razionale, però insomma secondo me sono più di 5 e io così io, però nei suoi libri, secondo me, ci sono due o tre libri che sono appunto un po' di idee concrete con cui si possono così appunto concetti che ognuno può usare liberamente, naturalmente a modo suo, però ecco, non so se ho risposto. Sì, allora, un'altra cosa, torna sempre questa ambiguità tra il carattere comunque demiurgico affidato a delle grandi sovrastrutture inevitabilmente gestite con grandi energie, quindi anche dei grandi poteri che ci stanno dietro, quindi questo slancio verso questa indole più anarcoide, diciamo, no? Questa cosa te la ritroviamo pure dopo, perché anche la grande struttura della mobilità, la città civica, la città europea, come la vogliamo chiamare, le diverse declinazioni, ritorna anche lì, cioè le ferrovie quello le fanno, no, quindi questa contraddizione nella sua seconda fase, tu hai raccontato molto la prima, se c'è una due parole sicuramente, del resto se si vive 93 anni in tre continenti, con tutte quelle ricerche, però ritorna alla questione, io non volevo dare l'impressione, non è ovviamente un'opera coerente, raramente lo so, insomma, no? Un'opera degli architetti, degli intellettuali, insomma, la vita fa, giustamente ti dico che sì, secondo me poi appunto i realizzabili tutti questi lavori qua sono una grande autocritica, poi la spaziale appunto era un momento, era un parte eccetera, fase diversa, però questi, quando lui fa quello che sta scrivendo, cioè sta analizzando, non è che è un progetto, sì, è un po' come dice Cola, se no la scrittura ti dà, è un territorio che ti dà grande libertà di pensiero rispetto alla pratica, che invece è fortissimamente condizionata dall'architettura, dalle normative, dal budget, dai clienti, da tutta, da tanti fattori. Però non è che penso a solo concetti, a me piace questa unione, questo considerare insieme possibilità ideali, concettuali, e però l'esistente, come integrato con l'esistente. Questo è però questa idea di razionalità un po' si frammenta, si confronta anche a una pragmaticità che certe volte non si vede, cioè lui non sente il bisogno di provare attraverso un modo più tipicamente d'architetto che la cosa è fattibile, quando dice c'è un'autostrada che sì, cioè nel senso comunque resta vago da quel punto di vista, forse non ha bisogno di... Mi spiace che non ha mostrato il progetto, perché questa è una prima cosa scelta, lui ha fatto ricerca, ha costruito una scuola ad Angers che non ha neanche mostrato col metodo della partecipazione, che poi era negli anni 70, cioè, Carlo l'ha fatto in modo suo, contraddittorissimo, erano anche amici,
La copertina della megastruttura di Balan, il libro del 76 mi pare, in inglese, è un progetto di una città sopra la più grande arteria autostradale che va a Manhattan, ed è un edificio costruito sopra, cioè che si è costruito nemmeno, cioè, l'incubo degli incubi, nemmeno Ballard, no? È stata un'autostrada a 8 corsie con sopra edifici, residenti, edifici sopra castelli in sezione, parlo, perché se tu avrai presente la copertina, cioè non è che solo Yona Friedman, no? Perché Paolo Rudolph, il più elegante, preciso e sofisticato architetto, naturalmente omosessuale, perfetto, ma in una cosa fuori posto, i Venturi lo sfottano molto nel libro, no? In parlare della Las Vegas, loro fanno la critica di fatto, cioè un architetto pratico che le cose le realizza, non un utopista, non un teorico, un professionista perfetto, tra l'altro, no? Quindi c'è anche il contesto, le cose vanno giudicate nel loro contesto. Non è che, appunto, è come dare dell'antisemita alle Corbusier, secondo queste grandi scoperte, no, che hanno fatto in Francia l'anno scorso, le Corbusier era fascista, perché la Francia, non sapete che i francesi hanno vinto la guerra, no? Forse lei scusa le dietro, anche noi l'abbiamo vinta, sì, sì, però non sono capito com'è che noi l'abbiamo persa, anche se l'abbiamo vinta, invece voi che è la stessa cosa, però i francesi l'hanno vinta. E hanno inventato l'antisemitismo, hanno fatto il velodromo, gli sci, le tene, tutto, salò, e però loro l'hanno vinta e non l'hanno. Però nel senso vanno le cose, vanno giudicate veramente nel loro contesto, però si guardi il libro di Panam, si guardi quel progetto di Rudolph, che è proprio tutto meno che un utopista. No. Volevo dire una cosa, volevo ricollegarmi un attimo a quello che dicevi, proprio il discorso, no, Friedman verso, Friedman verso, versus, in particolare per Hugo, che poi ci ritroveremo a Londra. La cosa molto chiara è proprio questo, cioè Friedman viene dalla catastrofe, viene dalla povertà, viene e quindi, cioè, il movimento è dal niente, no? Cioè dal, beh, era figlio di avvocato, poi dopo l'esperienza dalla catastrofe totale, e quindi tutto quello che poi tutta quella prima fase è una fase non ottimista, ma una fase che viene appunto proprio dalla scarsità e dalla perdita e dalla distruzione, quindi è una fase, mentre invece in realtà io poi mi sto riguardando proprio tutta questa fantascienza legata all'Italia negli anni 60 e 70, ma soprattutto fine 50 e 60, che loro hanno letto e che io appunto ho letto anch'io e che sto ritrovando proprio lo stesso linguaggio di questa fantascienza sociologica distopica in cui nel 1997 tutti hanno un auricolare che dice che gli fa vedere un mondo che non esiste, che tra l'altro è molto interessante perché assomiglia a certe cose che adesso vediamo, no? In un altro modo, cioè loro sono totalmente invece disperati, cioè paradossalmente, cioè lui venendo da quello, e non è il solo, no? Chi viene da lì, certi registi italiani, non diciamo la parola neorealismo perché non vuol dire niente, ma certi registi italiani proprio venendo da quello costruiscono, mentre invece il movimento, diciamo, il movimento che fanno loro, i fiorentini, cioè, è il contrario, cioè è distopia. Perché infatti è proprio la cosa centrale che tu hai detto, è proprio quando tu hai nominato il fatto che gli anni 60 sono il momento centrale, cioè loro non a caso cominciano con l'alluvione del 66, anche se è un caso, ma non è un caso, perché poi l'alluvione del 66 è una catastrofe che dimostra l'inadeguatezza dell'Italia, per cui devono venire tutti quanti, no? Cioè, esatto, ma comincia proprio quella senza dimenticare la Francia di Agrigento. Senza dimenticare, poi c'è il Bayonne, cioè ci sono l'Italia moderna, ma che non riesce a raggiungere, esatto,
per cui il movimento è proprio è il bello, il movimento è questo mi sembra opposto. L'argomento per una prossima puntata, come direbbero a Urania. Esatto. Quindi io so, comunque ci sono altre domande, no? Credo che abbiamo discusso anche meglio la cosa. Poi vediamo una birra e andiamo come la forza. Grazie a voi. CAMPO, a space to debate, study and celebrate architecture.